Zapamatovala som si ten pocit, jak sa cíti mladé dievče, když príde do takového prostredí a na tom som o pár let později postavila scénář. Quando ho iniziato l'università ho continuato a pensare appunto alla mia esperienza e alle condizioni di queste ragazze nella fabbrica e quindi ho deciso poi di scrivere la scenografia del film. E infatti appunto la prima parte del film, diciamo che seguiamo la protagonista, ma proprio la prima parte mi sembra che la sua esperienza di documentarista sia chiarissima, cioè proprio il modo di raccontare la vita di quella fabbrica che quindi evidentemente viene anche da un'esperienza personale. Volevo proprio sapere come ha voluto dosare tra il documentario e invece la parte più costruita, più normalmente di finzione. Hodně těžký říct při takovémhle typu filmu. È difficile da descrivere un po' la differenza tra il documentario e la fiction che c'è nel film, però ci proverò. Všichni lidi, kteří v tom filmu hrají vedlejší postavy, hrají sami sebe. Ale dvě hlavní postavy, Dorotka a Sylvie, sice nejsou profesionální herečky, ale přijali to jako svou roli. Tutti i personaggi di questo film non sono attori veri, li ha presi appunto in strada o comunque nella piccola cittadina di Asch ed è gente comune. Řekla si všechno? Pro mě původně jsem si myslela, že to bude čistý dokument, ale když jsem si představila, že mám reálnou dívku, které se tohle děje natáčet při tom, jako ku příkladu jde dělat prostitutku do bordelu a nijak neovplyvnit její život a neříct jí, nedělej to, to je nepředstavitelné. All'inizio volevo fare girare comunque un vero e proprio documentario, solo che poi è sorto il problema appunto con la protagonista del film. Se nella realtà fosse stata appunto una prostituta, sarebbe stato un problema non tanto per girarlo, ma più che altro per lei, per la regista, perché per le condizioni di vita disastrose si sarebbe messa in mezzo e avrebbe dovuto quasi aiutarla e farle cambiare comunque stile di vita. Quindi ha deciso di usare e di intervenire appunto con la fiction e farla recitare. Preto som sa rozhodla, že hlavná postava bude to hrať, ale zároveň v tých situáciách tí ľudia často zabúdajú na prítomnosť kamery. Rozumieš? Sorry. Ja musím mluviť česky, hoci pôvodne som měla mluviť slovensky, tak je to ťažké. Io adesso ho parlato slovacco e la mia traduttrice non ha capito, per me è molto difficile passare dallo slovacco al ceco. Ešte jednou. Je ťažké rozdeliť, co je fikce a co je dokument, pretože i v situácii, kdy to jakoby ty hlavní postavy hrajou, se to často se zapomene na to, že je tam kamera a ta situace se stane dokumentární. È difficile distinguere appunto cos'è documentario e cos'è fiction, perché tante volte appunto i personaggi sono di fronte a una telecamera, quindi potrebbe sembrare fiction, però alla fine improvvisano e quindi è proprio un documentario. È proprio questo, allora, cioè, mi accollego a questo per sapere lei come regista come ha vissuto le implicazioni morali di una storia del genere, perché lo sguardo mi sembra sempre molto attento senza mai dare un giudizio eccessivo, però c'è anche una partecipazione nei confronti della protagonista, cioè non è un film distaccato e freddo, quindi come ha cercato di tenere le due cose insieme.
No, tenhle film vznikal 6 let a za těch 6 let jsem se stala jakoby součástí života těch lidí, kteří jsou natočeni v tom filmu a mnohí z nich jsou mi přátelé. Questo film ho iniziato a girarlo ben 6 anni fa e molte persone appunto protagoniste del film sono diventate ormai dei miei amici, quindi sono stata coinvolta anche a livello sentimentale. Když přijdete do takového prostředí na pár dní, tak jste možno šokovaní nebo smutní, ale když tam chodíte pravidelně, tak už jakoby už to není jen o tom, že jsem smutná, ale taky mám ty lidi ráda a chápu to častokrát tak, že sami dělají nejlíp, jak umí. Le prime volte che sono stata là è stato molto scioccante per me, come potrebbe essere per tutti voi se andate appunto ad Asce e vedete una realtà come questa. Però conoscendo poi le persone che sono diventate poi alcune dei miei cari amici, diciamo che non mi sono sentita più triste o comunque... Per me osobne tale práca s takovými lidmi a takový svět to v mnohých směrech obohacující. Že taky mě to něco přináší. Anche lei ha dato molto a lavorare con queste persone, quindi loro hanno dato a lei e lei ha dato a loro. C'è stato uno scambio reciproco. Domande? Nessuna domanda, allora ho un paio di curiosità ancora. Come ha deciso di mettere in scena quello che praticamente sono forse i sentimenti più intimi e interiori della protagonista attraverso l'animazione? Come mai quella scelta? La druga postava Silvie je příliš dominantní v tom filmu. Původně jsem myslela, že to bude nepodstatná postava pro film, ale tak velmi se prosadila, že jsem potřebovala pomoc Dorotce, aby ji nezastínila. Vorrei parlare di Silvia, che è la coprotagonista, la ragazza bionda che avete visto, l'amica di Dorota. Come avete potuto capire è una personalità molto dominante, mentre invece Dorota appunto è anche nella realtà una persona molto timida, quindi ha voluto fare in modo che Silvia aiutasse quasi Dorota a emergere e a sconfiggere appunto la sua timidezza. Dorotku už jsem si záměrně vybrala, protože je introvertní a je to dívka, které se tenhle příběh může stát. Ho deciso di scegliere proprio Dorota perché è una persona molto introversa e timida. E quando ho deciso di andare nel campo rom e sceglierla, mi ha colpito proprio questa sua caratteristica caratteriale. E sarebbe stata eccezionale per questo ruolo. Proto se mi potrebovala pomoc nejakým spôsobom ukázať jej vnitřní svět. A proto je tam ta animace. E quindi con le scene animate ho voluto dar luce, mettere in luce appunto anche i pensieri interiori e i sogni di Dorota. Se non avete domande, un'ultimissima cosa che mi ha sempre colpito sia la prima visione che ho avuto del film sia adesso, questo finale con l'happy ending con il nightclub che cioè non dà molta speranza. Possiamo invece avere un po' di speranza per queste ragazze oppure tu la vedi così in maniera così pessimista?
Tí konce sú rôzni, preto som chcela, aby to zostalo otevřené, aby si človek možno mohol i domysleť, co všechno sa ešte môže stať. Ho deciso di mettere appunto quel cartello nella parte finale del film quasi come una provocazione. In questo modo la gente, gli spettatori, possono interpretare come vogliono il finale, sia in modo positivo o negativo. Ale väčšinou to nekončím moc dobře, takže som to tak udělala i ja, aby z toho byl spíš ten pocit, že asi si tím odchodem nijak nepomohla z té situace. Purtroppo nella realtà spesso per queste ragazze non finisce troppo bene, quindi il messaggio appunto era, come ben sapete, finirà male. Allora ringrazio ancora Iveta Grofova, la regista di Domestash, ringrazio Federica Pizzotto, senza la quale avrò potuto parlare a gesti, grazie a tutti e alla prossima, grazie.